tutti e bentornati nel mio canale. Come vi avevo accennato già nel primo video, quello di benvenuto nel mio canale, il mio primo vero video, sarà su come fare un menu settimanale. Iniziamo con lo spiegare cos'è un menu settimanale. Appunto, come dice la stessa parola, non è altro che il menù di quello che dovrete mangiare per tutta quanta la settimana. Ora a qualcuno potrà sembrare un'ostentazione dell'organizzazione, però se ci fate caso, un po' tutte le persone, soprattutto devo dire le donne, perché solitamente devo dire nell'80% dei casi credo che siano sempre le donne ad occuparsi della cucina e di quello che si deve mangiare tutti i giorni. Quasi tutti i giorni le donne lamentano il fatto che non sanno cosa cucinare. I vantaggi del fare un menù settimanale sono sia a livello di tempo, perché meglio vi organizzate, più tempo di buona qualità avrete per voi, ma sono dei vantaggi anche e soprattutto a livello economico. Il menù settimanale ci permette quindi di poterci organizzare sia in termini di tempo sia in termini economici. E poi appunto organizzatevi in base appunto agli impegni di tutta la famiglia. Per me sarà sicuramente un pochino più semplice perché devo fare testo soltanto agli impegni miei e di mio marito, ma se avete da accompagnare i bambini a scuola per un progetto dovete riuscire prima, quindi organizzatevi in base ai vostri tempi, che sicuramente non saranno identici ai miei. Per organizzare il mio menù settimanale, vi faccio vedere, li ho messi qua dietro, utilizzo questi format che secondo me sono carinissimi. Ho diverse grafiche, sono tutte quante carine. A proposito di queste grafiche, di questi format, vi metterò sotto il link dove li potete scaricare, così potete già partire subito. Se vi piace l'idea di fare un menù settimanale, potete già partire immediatamente e potete partire in maniera carina, perché sono veramente troppo carini. Ci sono tutti i giorni della settimana e abbiamo pranzo e cena. Poi sotto ho fatto creare un piccolo spazietto dove c'è un quadratino dove potete mettere le cose da acquistare. Sempre per il fatto che vi dicevo prima, di evitare di comprare cose che già avete a casa e che possono andare a male o che possono scadere. Un ulteriore consiglio che vi do, perché devo dire io lo sto testando il menù settimanale già da gennaio e ci troviamo benissimo, e quindi per questo mi sento di darvi un ulteriore consiglio, è quello di fare una fotografia dopo che l'avete tutto quanto compilato. È quello di fare una fotografia al menù settimanale, alle cose da comprare, insomma un'inquadratura generale, e di salvarvela nel vostro cellulare e cancellarla solo a fine settimana, in modo che quando siete fuori casa, cosa dovete preparare per il vostro pranzo, e già sapete se per caso c'è qualcosa da comprare o come organizzarvi nel miglior modo possibile. Io ho anche fatto un'altra cosa, ho creato un documento sull'iPad, voi potete farlo cartaceo, sul vostro tablet, nel vostro cellulare, dove preferite. Ho creato un documento dove ho scritto i piatti che noi solitamente mangiamo e che si prestano bene ad un uso quotidiano, i piatti che noi mangiamo divisi per pranzo e cena, perché a volte capita che nel momento in cui mi trovo a dover scrivere il menù settimanale, mi capitava che non avevo idea di cosa potevo cucinare durante la settimana. Invece così abbiamo uno spunto sulle nostre stesse abitudini, su quello che solitamente ci piace mangiare. Quindi nel momento in cui lo compilate, adesso poi vi farò vedere appunto come vado a compilare il mio, nel momento in cui lo compilate vi mettete accanto il documento, il quadernetto dove avete la vostra preferenza dei piatti, e così li andate scegliendo ricordandovi appunto dei vostri impegni settimanali. E vi farò anche vedere un'app che utilizziamo sia io che mio marito. È un'app che dovete scaricare entrambi,
che vi collegherà quindi tutti e due, poi magari ve la spiego anche un po' meglio, che collegherà tutte e due e tutti e due potete scrivere la lista della spesa. Il primo che andrà a comprare una cosa di quella lista della spesa lo cancellerà in modo che l'altro non la compri pure, sempre per evitare che ci sia uno spreco e che si acquistino cose che poi non vengano utilizzate. Adesso vi mostro meglio come creare un menu settimanale, come creo io il mio, che tipo di piatto metto rispetto a quella che sarà appunto la nostra settimana. Allora, intanto vi mostro dove tengo il mio menu settimanale in modo che sia a portata di mano di tutti quanti. Lo tengo appeso a questa lavagnetta che ho nella mia cucina. La tengo appeso lì in modo che quando passiamo da qua davanti ci ricordiamo un pochino quello che abbiamo da mangiare, quello che dobbiamo mangiare per il pranzo, ed entrambi vediamo un pochino se serve qualcosa da mangiare. Adesso invece vi mostro come creare il menu settimanale, lo facciamo insieme. Allora, vi faccio vedere un pochino come faccio il mio menu settimanale. Intanto, come vi dicevo, ho creato questo documento in cui ho sistemato un pochino quelli che sono i primi piatti, i secondi piatti, i piatti che faccio per cena. E ogni tanto ne aggiungo anche degli altri, quindi comunque è un menu settimanale work in progress. Il lunedì solitamente ne approfitto per mangiare entrambi i legumi, visto che magari c'è stata il giorno prima la domenica, abbiamo mangiato un pochino più pesante, quindi questo lo mettiamo un attimo di lato e quindi segno nel piano settimanale lenticchie. Metto le lenticchie perché è l'unico piatto che con Mario riusciamo a mangiare, non l'unico piatto, l'unico piatto di legumi che con Mario riusciamo a mangiare entrambi, perché a volte devo fare un tipo di legume per me e un'altra cosa per Mario. Intanto Mario non può per esempio mangiare il minestrone misto di legumi perché ha il favismo, quindi là ci sono le fave e i piselli, lui non li può mangiare. Mentre per la cena possiamo fare i toast con il prosciutto. Bene, questa già è la prima cosa che va comprata, il prosciutto. E dobbiamo appunto comprare il prosciutto perché non ne teniamo in frigo, lo compriamo soltanto quando lo dobbiamo utilizzare. Quindi qua sotto mettiamo prosciutto. Perfetto, il martedì invece potremmo fare l'insalata di farro. Sicuramente lo starete notando che nel mio menu settimanale c'è un solo piatto a pranzo e un solo piatto a cena, non mangiamo primo e secondo. E abbiamo anche cercato ultimamente di diminuire un po' la carne perché io soprattutto ne mangiavo tantissimo, Mario mangiava tantissima pasta, per cui abbiamo anche fatto dei cambiamenti nel menu settimanale cercando di mangiare un po' di tutto. Quindi possiamo mangiare l'insalata di farro. Mentre la sera possiamo fare la frittata. Qua metto un asterisco che significa appunto fare pane. Dobbiamo fare il pane, noi lo facciamo noi a casa. Abbiamo la macchina del pane. E un'altra cosa che quindi dobbiamo comprare è il lievito di birra. Perfetto, poi abbiamo il mercoledì. Direi di mangiare un poco di carne. Quindi mangiamo le fettine di pollo al forno. Dobbiamo comprare il pollo perché non ne abbiamo. Mentre per cena, siccome ora è periodo di fagiolina, possiamo mangiare la fagiolina con le patate. Le patate ce le abbiamo perché le ho comprate qualche giorno fa, ma dobbiamo comprare la fagiolina. E io unisco pure tra parentesi mezzo chilo, perché altrimenti Mario magari ne comprerà tantissima e mangeremo fagiolina fino alla fine dei nostri giorni. Il giovedì, questa era la giornata di cui vi parlavo prima, il giovedì per me è una giornata stressantissima perché appunto torno a casa e subitissimo devo riuscire per un altro impegno lavorativo,
quindi abbiamo l'esigenza di avere un piatto già pronto che possa preparare mercoledì sera o giovedì mattina presto, e solitamente mi organizzo facendo il pasticcio di riso al forno. Ultimamente lo faccio con le zucchine e lo speck, la provo, la metto il parmigiano e sono tutte quante cose che ho già in frigo, quindi non ho bisogno di aggiungere nulla nella casella delle cose da comprare perché già ho tutto. Il giovedì sera ci facciamo una piadina perché non mi sento di cucinare cose complicate visto che sono stata tutto il giorno fuori. La piadina magari ce la mangiamo con la mozzarella, l'insalata, il tonno, sono tutte quante cose che tengo in frigo sempre, ce le abbiamo, quindi non abbiamo bisogno di comprare nulla. Venerdì possiamo fare che in freezer ho del merluzzo, quindi merluzzo al forno e del merluzzo panato. E per cena invece possiamo fare la focaccia in padella, che devo dire è un po' di tempo che non faccio, che è facile, veloce, piace a tutte e due. E veniamo al sabato. Il sabato solitamente lo lascio sempre incompleto, non scrivo nulla, perché il sabato solitamente è un giorno in cui la sera usciamo con gli amici per mangiare la pizza ha tante calorie e quindi cerchiamo di mantenerci leggeri a pranzo, quindi a pranzo solitamente mangio un'insalata, lo scrivo giusto per essere precisa e farvelo vedere, ma devo dire che ormai quasi non lo scriviamo più perché lo sappiamo già che il sabato è insalata, mentre la sera solitamente faccio questo segno, lo lascio libero a meno che Mario lavori e quindi ceniamo a casa, ma altrimenti il sabato sera andiamo a mangiare la pizza. La domenica, altro giorno che lascio libero sia a pranzo che a cena, perché a pranzo quasi sempre siamo fuori, che usciamo con tutta quanta la mia famiglia. Sì, oppure insomma ci organizziamo a pranzo da mia mamma, a pranzo da me, però se siamo a pranzo da me sicuramente non mi basterà questa casella perché preparo diverse cose. Se siamo a pranzo da mia mamma non ho motivo di riempirle. Solitamente la sera a cena mangiamo solo la frutta dopo che abbiamo mangiato un poco di più a cena. Allora, l'app che utilizzo per fare la spesa e condividerla insieme a mio marito in modo che evitiamo di comprare tutte e due la stessa cosa o dimentichiamo di comprare qualcosa e si chiama Buy Me a Pie. Nella mia schermata la trovate nella seconda fila di applicazioni partendo dall'alto, proprio sotto YouTube, è quella contrassegnata dall'immaginetta dove c'è il cestino della spesa con la spesa dentro. L'aprite, però volevo partire dicendovi che sopra, sulla prima riga in alto dove c'è scritto elenco di esempio, trovate l'immaginetta di una persona con un segno più. Io non vado a cliccare sopra perché nel momento in cui clicco sopra voi vedrete tutta la lista dei miei contatti, se non ricordo male vedrete la lista di contatti delle persone che anche loro hanno sul proprio cellulare questa applicazione. In tutti i casi potete inserire l'indirizzo mail manualmente, non lo apro altrimenti vedrete i loro indirizzi. Come vedete io ho già unito alcune cose alla lista della spesa. Come si fa ad unire, a creare una lista della spesa? Basterà andare in basso a destra sul segnetto più che si trova all'interno del cerchietto verde, cliccate più e potete scrivere quello che volete mettere. Per esempio vorrei scrivere salsa, già vi darà dei suggerimenti, per esempio salsa di pomodoro, dopo ci sono i due punti, unirete la quantità, per esempio 2, e poi andate sul segno di spunta, fatto, e ve lo troverete già nella lista. Io l'avevo inserita 2 volte. Come in questo caso dove ho già inserito 2 volte lo stesso articolo, quindi lo vorrei cancellare, basterà andare a cliccare sopra uno dei 2 articoli di salsa di pomodoro che uno dei 2 verrà cancellato. Verrà cancellato dalla lista ma verrà messo sotto. Nel caso in cui noi ci ripensiamo a volerlo reinserire
Nella nostra lista basterà andare a cliccare nelle cose che sono sotto e gli articoli che sono sotto e questo riapparirà nella lista di sopra. Sopra il cerchietto in verde col segno più trovate un altro segnetto di contrassegno, insomma. Basterà cliccare sopra, vi dà tutti i suggerimenti delle cose che possono essere inserite all'interno della lista della spesa. Nel caso in cui, girovagando tra questi articoli, vi accorgiate che qualcosa lo volete unire alla vostra lista della spesa, basterà cliccarci sopra e lo troverete poi già. Noi abbiamo cliccato su sacchetti e immondizie che trovate come secondo articolo nella mia lista. E l'altra persona con cui condividete l'applicazione avrà una notifica ogni qualvolta voi avrete compilato una lista della spesa, inserite degli articoli in modo che sia al corrente delle cose da comprare. Non dovete dimenticare che nel momento in cui fate la spesa dovete cliccare sopra ogni articolo per eliminarlo dalla lista della spesa, altrimenti l'altro con cui condividete questa lista non lo sa e rischiate di acquistare due volte lo stesso articolo nonostante abbiate questa bellissima applicazione. Il video del menu settimanale finisce qui, mi auguro vogliate iniziare prestissimo a provarlo. E fatemi sapere se lo provate, come vi trovate, lasciate magari sotto un commento e vi invito sempre a lasciare un mi piace nel caso in cui abbiate gradito il mio video e ad iscrivervi al mio canale in modo da poter vedere i prossimi video. E vi lascio sotto il link per poter scaricare gratuitamente il format del mio menu settimanale fatto in modo carino, tutto colorato, così potete riempirlo con il vostro e iniziare già da subito se ne avete voglia. Vi lascio i link per seguirmi su Instagram e su Facebook e vi invito a seguire il prossimo video. Ci vediamo la prossima volta, ciao!